Allora, ora parliamo ancora di cinema, perché parliamo del primo festival internazionale che racconta il mondo del sociale, della disabilità, per esempio, del volontariato. Si terrà a Roma da oggi fino a domenica e si chiama Tulipani di Seta Nera. Noi abbiamo il presidente del festival, ospite con noi, Diego Righini. Allora, intanto, presidente Righini, ci dice qualcosa di più su questo nome? Festival dei tulipani di seta nera. Ma sì, la seta perché gli argomenti sono tutti preziosi, le persone tutte preziose, e nero perché c'è sempre qualcosa da conoscere rispetto a quello che accade nel mondo. Noi siamo un grande cineforum nazionale che parla attraverso le opere internazionali in questi quattro formati: cortometraggio, documentario, clip musicale e digital serie, e tocchiamo questi argomenti, lo possiamo dire. C'è ancora da parlare molto di disabilità, perché i disabili non sono realmente integrati, violenza di genere, tanti provvedimenti, tanti moniti, ma ogni giorno continua a morire qualcuno dentro una casa. Il tema anche della omosessualità e il tema delle nascite. Su questo ancora non si è proprio capito come la maternità, la natalità e l'omosessualità possono conciliare. Il tema della sicurezza sul lavoro. Noi ne parliamo ripetutamente e muoiono persone tutti i giorni in un cantiere. Si va ancora in cantiere senza l'elmetto, la protezione, una maschera a gas, come è capitato adesso in questa condotta d'acqua. C'è idrogeno solforato e tu entri senza una camera a gas, cioè senza un sistema. Dunque, temi molto complessi, molto delicati, di cui parlerete appunto per questi quattro giorni. Vediamo intanto qualche clip dei film finalisti. Magari con le persone fuori, a cui sei ormai tutti legati, è una cosa molto difficile, diciamo, da affrontare, perché proprio ti viene naturale di cercare o di pensare come farò a contattare queste persone che fino a ieri potevo tranquillamente scrivere il messaggio e in 10 minuti arrivavo a casa a trovarmi, mangiavamo insieme, uscivamo, non ci divertivamo, avevamo qualcosa. E ora invece, se neanche magari mi ricordo un numero di telefono a memoria, non ho la minima idea di come potergli fare solo sapere che sono all'interno del carcere. I primi giorni qui entri è sempre pensieri. Questa era una clip dedicata a un documentario sulla vita in carcere. Sì, assolutamente. Altro luogo che va raccontato, no? Questo tulipano nero, però di seta, perché le persone, come prevede anche la nostra Costituzione, vanno reintegrate. Ospiteremo per incoraggiare anche i ragazzi di Caivano, perché la Federazione Italiana Gioco Calcio li ha ospitati a questo istituto alberghiero per gli dargli una possibilità, attraverso anche, vuol dire, la complicità dei magistrati, il Movimento per la Giustizia. Ecco, sono tutta una serie di iniziative che insieme a Paolo Tassone, Jared De Nardis, Grazia Di Michele e Cristian Carmosino, ecco, che sono i nostri direttori artistici di questa rassegna, abbiamo messo insieme. E poi il 12 sera un gran galà condotto da Lorena Bianchetti, quindi un volto assolutamente Rai, che è la persona un po' che mette insieme il concetto della delicatezza, della narrazione, della socialità, ma allo stesso tempo senza paura di parlare di nessun tema. Anche le istituzioni, ormai sono 17 anni che membri del governo partecipano, di qualsiasi governo, a questa iniziativa, e non è che gliela rendiamo facile, eh? Vengono interrogati da questo e poi devono portare delle risposte. Grazie al presidente del festival cinematografico Tulipani di Seta Nera, Diego Righini, e ora la linea al TG1 con Maria Silvia Santilli, noi ci vediamo subito dopo.